parliamo della relazione annuale della Consob, nessuna ipotesi di insolvenza del nostro debito pubblico, al Paese servono fiducia e investimenti, afferma il Presidente Savona. Sentiamo Gabriele Flamma. I giudizi negativi sull'Italia sembrano più pregiudizi perché non tengono conto dei due pilastri della nostra economia, il buon andamento delle esportazioni e l'alto livello di risparmio. Parole del presidente Consob Paolo Savona nel suo discorso ai mercati. L'Italia non è un problema ma una risorsa per l'Europa e il mondo, aggiunge Savona, perché il nostro risparmio viene speso in titoli di altri paesi. Poi la critica ai parametri europei da cambiare. La teoria economica è la ricerca empirica non hanno fornito una risposta univoca su quale sia il legame ottimale tra il debito pubblico e il PIL, soprattutto se il rapporto è valutato in modo indipendente dallo stato della fiducia e dal livello del risparmio. Savona auspica uno shock da 20 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi per rimettere in moto il circolo virtuoso tra crescita economica e fiducia dei mercati, ma anche la creazione di titoli europei sicuri e alternativi al Bund tedesco. In ogni caso, chiarisce, non esistono condizioni oggettive che lascino intendere la possibilità di insolvenza del debito pubblico italiano. Fatturato e ordinativo.